Protocollo di intesa per valorizzare il ruolo sanitario della struttura termale di Chianciano. Agricoltura. Presentato il progetto europeo Rururbal per il rilancio delle produzioni agricole e per la diffusione di cibo locale. Economia. Il 23 marzo una giornata di approfondimento sull'andamento dell'economia locale e sullo stato dei nuovi progetti promossi dalla provincia. Lavoro. Approvato il piano per le politiche formative e dell'occupazione fino al 2012. E infine l'intervista con l'assessore alle attività produttive Tiziano Scarpelli. L'amministrazione provinciale ha siglato presso l'Università di Siena un protocollo d'intesa per valorizzare il ruolo sanitario della struttura termale di Chianciano. Il protocollo prevede la realizzazione di un centro diagnostico per le malattie epatobilio-pancreatiche nella località termale e ha visto una larga partecipazione di enti ed istituzioni. Questo progetto si inserisce perfettamente nel percorso iniziato dalla provincia per il rilancio dell'economia di Chianciano Terme. L'importanza di questo protocollo sta nel fatto che forse per la prima volta, istituzioni, regione, province e comuni, azienda USL, ma soprattutto le tre università, Firenze, Pisa e Siena della Toscana, lavorano insieme per la creazione di un centro di alta specializzazione. A questi si aggiunge ovviamente la Società delle Terme, che dovrà fare da location, oltre che da soggetto organizzativo della prima fase, e credo che questo sia un modo necessario di lavorare, soprattutto in una fase come questa dove la scarsità di risorse ci impone sempre più di fare squadra con le risorse che sono presenti sul territorio stesso. La scorsa settimana a Siena si è svolto un seminario internazionale legato al progetto europeo Rururbal. È stata un'occasione per parlare di filiera corta e dei progetti volti a valorizzare, promuovere e commercializzare il consumo delle risorse agroalimentari locali. Ci parla di Rururbal Paolo Buccelli, dirigente del settore sviluppo rurale della provincia di Siena. Rururbal è un acronimo che vuol dire rurale, urbano, alimentazione. L'obiettivo del progetto è definire una modalità di gestione dei rapporti tra città e campagna, tra i diversi attori che partecipano a una filiera che ha al centro dell'attenzione l'alimentazione, il cibo, come elemento di valorizzazione dei prodotti agricoli, ma di costruzione di un sistema di consumatori consapevoli rispetto al tema dell'alimentazione. Consumatori nel senso più ampio, quindi il singolo consumatore, la famiglia, ma il sistema della ristorazione pubblica, il sistema della ristorazione privata, quindi tutti coloro che utilizzano i prodotti alimentari. Il prossimo 23 marzo si svolgeranno al Palazzo Squarcialupi di Siena gli Stati Generali dell'Economia. Si tratta di una giornata di approfondimento sull'andamento dell'economia locale e sullo stato dei nuovi progetti promossi dall'amministrazione provinciale. Scopo principale dell'iniziativa è tracciare le linee propedeutiche all'aggiornamento del piano strategico provinciale raccordato con il piano di sviluppo della Regione Toscana. Il Consiglio Provinciale di Siena ha approvato il piano per le politiche formative e dell'occupazione per il biennio 2011-2012. Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo saranno destinati 6 milioni di euro a progetti in favore della formazione e della specializzazione dei lavoratori o per incentivi alle aziende del territorio che assumano nuovo personale o stabilizzino i propri precari. Il piano usufruirà di meno risorse del previsto perché parte dei soldi arrivati dall'Europa sono stati destinati alla cassa integrazione in deroga. Sapevate che la Fondazione Musei Senesi ha realizzato un portale internet per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia? Si chiama storiediunita.it e raccoglie gli eventi previsti in provincia per i festeggiamenti del 150esimo dell'Unità Nazionale, ma anche personaggi e curiosità del Risorgimento nelle terre di Siena. Per l'intervista di questa settimana parliamo di economia con l'assessore alle attività produttive Tiziano Scarpelli. Assessore, gli effetti della crisi economica si fanno ancora sentire. Come sta reagendo l'economia in provincia di Siena? Beh, gli effetti sono ancora molto pesanti, molto presenti. L'economia senese sta reagendo in maniera, devo dire, molto decisa. Le imprese che operano nei settori internazionali, che operano nei mercati esteri, stanno fortemente investendo sulla ripresa economica che a livello mondiale
si sta, come dire, consolidando e che anzi ha ormai tassi di crescita importantissimi, e stanno cercando, come dire, di entrare in quel percorso virtuoso che appunto a livello mondiale si sta sviluppando. Quindi ci sono lievi segnali di ripresa, ci sono alcuni mercati che appunto poi producono anche ricadute positive sulle nostre imprese in termini di lavoro, in termini di fatturato, in termini di ordini. Continua a essere presente una crisi legata ai mercati interni, una crisi che vede, come dire, il suo punto di criticità maggiore nell'edilizia, che continua ad essere ferma, e questo rappresenta un problema molto importante, non solo perché l'edilizia è un settore, come dire, storicamente importante per il nostro territorio, ma perché si trascina dietro tutta un'altra serie di imprese che lavorano per appunto servizi legati all'edilizia. Penso a tutto il settore, al comparto produttivo del lapidei, quindi dell'estrazione dei materiali, a tutto il tema delle fornaci e quindi di tutto quel comparto storicamente presente in provincia di Siena che lavora su questo tema. Ha parlato di una lieve ripresa. Questa ripresa riesce a influire sui livelli occupazionali? Purtroppo no. Purtroppo la ripresa economica che c'è stata, la ripresa produttiva che c'è stata, non si è trasformata in ripresa, diciamo così, occupazionale, anzi tutt'altro, perché le imprese, per stare agganciate a quel treno, che è appunto il treno della ripresa internazionale, hanno dovuto fare scelte pesanti di taglio di personale, scelte pesanti sulla modalità di produzione. La ripresa che c'è non riesce a recuperare occupazione, e in virtù anche della crisi permanente in quei settori che stanno probabilmente sui mercati, diciamo così, nazionali, il 2011 può rappresentare un picco della crisi dell'occupazione. Questo ci preoccupa moltissimo. Stiamo approntando gli strumenti per appunto continuare a sostenere chi perde il posto, chi perderà il posto di lavoro e chi l'ha perso in questi mesi, però, come dire, è difficile, è complicato, anche perché le risorse degli enti locali sono state tagliate in maniera molto molto seria dalla finanziaria nazionale, e questo, come dire, ci impedisce di essere presenti come vorremmo, però, come dire, saremo comunque molto attenti a questo tema, a questo problema. Grazie.